Vogliamo ora risolvere la seguente equazione di terzo grado. In base alla formula risolutiva dell'equazione di terzo grado, bisogna fare un cambio di variabile e porre x uguale a t meno un terzo. Si ottiene questo meno un terzo tenendo conto che bisogna porre t meno il coefficiente dell'x quadro, che quindi qui è 1, diviso 3. 3 invece è fisso. Dunque la posizione è x uguale a t meno un terzo. E si sostituisce al posto di x nell'equazione data. Si ottiene prima la seguente sostituzione e sviluppando i calcoli, cioè eseguendo il cubo, il quadrato, qui togliendo la parentesi tonda, si ottiene quanto segue. A questo punto, cancellando t quadro e meno t quadro e sommando i restanti termini simili, si perviene all'equazione normale di terzo grado. Notiamo che non ha più il coefficiente in t quadro. A questo punto osserviamo che P vale meno 4 terzi e che Q vale meno 16 ventisettesimi. Di conseguenza, calcolando il delta, che ricordiamo è uguale a meno Q mezzi, che è uguale a Q mezzi al quadrato più P terzi al cubo, e chiaramente sviluppando questi calcoli si ottiene 0. Dunque siamo nel caso delta uguale a 0. A questo punto possiamo calcolare le soluzioni dell'equazione in T, come nella forma U più V, dove U è la radice cubica di meno Q mezzi più la radice di delta e V invece è la radice cubica di meno Q mezzi meno la radice di delta. Essendo delta 0, la radice di delta non ci sarà perché sarà 0, dunque otteniamo soltanto la radice cubica di meno Q mezzi, cioè visto che Q è meno 16 ventisettesimi, 8 ventisettesimi, avendo semplificato con il 2, più la radice cubica di 8 ventisettesimi, cioè 2 terzi più 2 terzi uguale 4 terzi. Pertanto, dalla posizione di base iniziale x uguale a t meno un terzo, avendo calcolato che t vale 4 terzi, si può pervenire alla prima soluzione facendo 4 terzi meno un terzo, cioè 3 terzi uguale a 1. Pertanto x uguale a 1 è la prima soluzione dell'equazione di terzo grado. A questo punto la seconda soluzione si può ottenere ricavando prima t2 nel seguente modo, dove u e V sono i valori 2 terzi più 2 terzi prima calcolati, pertanto sostituendo al posto di U 2 terzi, al posto di V 2 terzi, quindi qui 4 terzi, qui evidentemente ci sarà 1 meno V, dunque sono quasi a 0, dunque rimane semplicemente meno 4 terzi fratto 2, cioè meno 2 terzi. Sostituendo nella posizione iniziale X uguale T meno 1 terzo, si ottiene meno 2 terzi meno 1 terzo, cioè meno 3 terzi, e dunque ancora il risultato è meno 1. La seconda soluzione è X uguale a meno 1. Procedendo ancora, cioè andando a ricavare t con 3, che si ottiene dalla seguente formula, ma evidentemente i calcoli sono nel caso precedente, dunque rimarrà ancora che t è uguale a meno 2 terzi, sostituendo nella posizione iniziale ancora una volta x uguale a meno 1. Pertanto, nel caso delta uguale a 0, ricordiamo che ci saranno sempre due soluzioni uguali e una disuguale, tutte e tre reali.